Allora, cominciamo. Ah, vedi, infatti sono tornata, che bello. Ok, allora cominciamo, aspettiamo Alessandro Rosina che si colleghi. Intanto presento gli altri ospiti. Per la quinta volta, anch'io, mi pregio di citare Giancarlo Blangiardo, da, demografo da 50 anni, possiamo dire presidente. Troppo, sto esagerando. Storia della demografia diciamo, italiana, presidente per quattro anni di Istat, professore emerito dell'Università Milano Bicocca, uno dei massimi esperti, insomma non servono ulteriori presentazioni, quando arriverà lo, lo presento Alessandro Rosina, no non è ancora arrivato, intanto presento Maria Letizia Tanturri che invece è professoressa di, di demografia del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, esperta di politiche di genere, di fecondità, quindi ci racconterà cose molto interessanti anche sull'approccio proprio delle donne alla genitorialità. Io inizierei, Alessandro lo presentiamo quando, quando arriva, eh, partiamo un attimo, faccio un piccolo quadro e mi correggete se sbaglio sugli ultimi dati che ho letto sulle previsioni. Uh, Istat. Sono dei dati insomma, che raccontano una crisi, anzi dati incontrovertibili quasi, c'è scritto sul, se, se leggiamo l'introduzione proprio che, la stessa, che lo stesso istituto fa, parla di quasi certezza di un, di un crollo, e sembra di essere veramente su un piano inclinato soltanto a leggere i dati, Men meno di 400.000 nati lo scorso anno, questo anno mi pare non sia partito benissimo, avevo segnato 148.000 nati. Nei primi cinque mesi. Quindi sul sud ho letto, perché poi l'Istat fa vari scenari e eh, anche nello scenario più diciamo roseo, per esempio, al sud si parla di, insomma, di, di, di una curva che non salirà sostanzialmente. Abbiamo un, un saldo negativo per 20 milioni tra nascite e morti, un saldo negativo per 10 milioni tra emigrazioni e immigrazioni, insomma il quadro è abbastanza drammatico dal punto di vista demografico, anche dal punto di vista lo vedremo dopo poi del, dell'occupazione femminile e di, di tutti i temi che, che confluiscono poi nella natalità. Um, parto da Blangiardo, eh, parte, aggiungendo anche che appunto al di là dei numeri Pochi nati significa anche una, un, una catastrofe dal punto di vista del nostro sistema produttivo, del, nostro, del, del sistema del welfare, quindi è un problema che in realtà abbraccia e riguarda tantissimi, eh, tantissimi settori della nostra vita. È una cosa di cui ci siamo accorti tardi? Ci sono stati, Presidente, nella storia altri momenti come questo che lei ricorda di allarme che hanno un po' poi segnato quello che sarebbe stato il futuro di questa rapida discesa? Eh, sì, allora io così peraltro mettendo a posto le mie pubblicazioni ho recuperato delle robe che risalgono a 40 anni fa, eccetera. Eh, allora, 1976, eh, è un volume eh, che è stato presentato al Consiglio d'Europa e poi in Italia aveva contribuito Paolo De Sandre. Eh, il titolo era Il declino della popolazione in Europa ed eravamo nel 1976. Nel 1974 era uscito un libro, La popolazione in Italia, Nora Federici e altri, e lì c'era scritto delle cose, tipo l'invecchiamento della popolazione, Antonio Golini che raccontava con grande maestria tutte queste cose. 1980, rapporto sulla popolazione in Italia, Comitato per lo studio della popolazione, quindi ente diciamo, governativo, Maria Eletta Martini era la presidente, c'era dentro Golini, Livi Bacci, eccetera, Bernardo Colombo, e anche lì venivano fuori delle cose che si leggono oggi e dice, ma quello lo sapevamo già. Gli anni 90, eh, Fondazione Agnelli, io avevo partecipato all'Atlante di Futurama, eh, il futuro degli italiani, un volumetto che aveva messo in piena Stefano Molina e altri, eh, l'abitare il pianeta. Cioè erano usciti, in quel momento il TRIP per la Fondazione Agnelli era la demografia, ed erano uscite tutta una serie di cose eh, in cui si diceva le stesse robe che stiamo dicendo oggi. Io ho scritto nel 90 un libretto che si chiamava meno italiani puntini puntini più problemi punto di domanda. In quel libretto lì 100 pagine, introvabile, insignificante. Però c'era scritto la scuola, il mercato del lavoro, le pensioni, la sanità, lì c'era anche l'esercito, la cultura generale, l'eredità, c'era tutta una serie di elementi legati a un profondo cambiamento della popolazione che negli anni 90 era ben chiaro. Dopodiché siamo andati avanti Ora, quello che io trovo importante è che cioè, oggi sembra che abbiamo scoperto un problema. Eh, no, questo è un problema che viene da lontano, ma viene molto da lontano, perché i 1.335.000 nati del 64 sono andati avanti più o meno su quei livelli per due o tre anni e poi, vum, sono crollati, ma alla grande nel corso degli anni 70. Poi si sono appiattiti, poi è andato all'inizio del secolo un modesto segno di ripresa, ma era un effetto legato all'immigrazione, ai ricongiungimenti e quelle cose lì. E poi dal 2008 siamo nuovamente piombati nel baratro. Ha una responsabilità la politica in questo? Perché a questi allarmi, a queste segnalazioni, non è corrisposto poi uno schema strutturale per reintegrare queste, queste perdite costanti? Eh, sicuramente, cioè la politica. Eh, al di là delle commissioni, no, il Comitato per lo studio della popolazione era un organismo politico, ma sì, era lì, c'era la, la Maria Eletta Martini, poverina, che era sensibile, c'era un po' di professori, era l'Accademia, in qualche modo abbiamo dato il contentino all'Accademia. In quegli anni nasceva anche l'IRP, l'Istituto per lo studio della popolazione, decidiamo un contentino, creiamo un'istituzione nel CNR che si occupa di queste cose. Poi, chi se ne importa di quel che ci dicono? Perché? Perché la visione della politica era una visione del domani, no? Non gli interessava una demografia che esercita i suoi effetti a distanza di tempo. E siccome in qualche modo poi non si sa chi governerà fra 10, 15, 20 anni, è inutile che io oggi chiedo i sacrifici e perdo voti per poi avere dei risultati che magari andranno a favore di chi arriva dopo di me 15 anni dopo. E quindi la politica si è sempre poco interessata. Eh, io credo che adesso senza voler vantare nulla, però eh, rispetto, ad, rispetto a prima. Oggi è vero che, come dice Bordignon, eh, qualche problema c'è ancora e c'è evidentemente, però almeno è eh, dichiarato eh, come un elemento importante da cui prestare attenzione. Quindi è vero, le risorse sono scarse, quindi abbiamo, abbiamo dei debiti che ci portiamo dietro per vari motivi che non sto a sollevare, però eh, eh, il problema eh, oggi è sentito e il tentativo più o meno efficiente del fare delle cose. Oggi quantomeno c'è. Grazie. Intanto diamo il benvenuto ad Alessandro Rosina che è riuscito a collegarsi. Buongiorno Alessandro, professore ordinario di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica di Milano, un altro grandissimo esperto di demografia. Eh, componente anche del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dove ha eh, presentato una proposta per il salario minimo. Rosina ricordiamo anche uno dei massimi esperti di politiche eh, giovanili. Alessandro spero che ci senta. Ci sente? È con noi? Sì e no? Alessandro ci sente? Ce l'abbiamo. Noi non la sentiamo, se riusciamo. Intanto faccio parlare un secondo la professoressa Tanturi nel frattempo. Eh, Buon pomeriggio, ci sentite ora? Sì. Buongiorno. No. Eccoci. Ci ha sempre sentito, il professor Rosina, spero. No, non ho sentito. Devo, non si offenderà se non la ripresento. Ho detto che è uno dei massimi esperti anche lei di demografia e di politiche giovanili. Eh, ho, parlato, ho citato questa proposta che avete fatto a livello di ICNEL sul salario minimo perché, e questo lo chiedo infatti intanto alla professoressa Tanturri, l'occupazione è un tema. Intanto, eh, che, collegandomi un attimo a quello che diceva Blangiardo, è, una, appunto, è un fenomeno che ehm, conosciamo, conoscete, conosciamo da tempo. C'è una sofferenza nelle famiglie, nelle donne, nelle coppie rispetto a questa, ehm, a questa incapacità di programmare un figlio, di fare una famiglia, ne parlavamo prima, ehm, la volontà sembra che sia rimasta la stessa in realtà, non ci sono le condizioni, soprattutto per le donne, di pensare, di concepire, non il figlio, di concepire l'idea di un figlio. Io credo che uno degli aspetti interessanti della scelta di avere un figlio anche da alcune ricerche fatte è che ci sia anche poca consapevolezza dell'aspetto anche biologico che comunque è, è parte della, della, della scelta e del, e del percorso di diventare genitori. Per cui spesso i volentieri quando si chiede qual è l'età migliore per avere figli si pensa all'età sociale e l'età sociale in effetti è un'età spinta dopo i 30 anni perché effettivamente è il tempo in cui i giovani riescono a mettere quei mattoni per costruire simbolicamente la loro, la loro vita, la loro casa, la loro famiglia anche, formare una famiglia. E, trovare un'occupazione stabile, un salario, che è un aspetto fondamentale, ne parlerà Alessandro dopo, un aspetto fondamentale, un salario che sia sufficiente per mantenere una famiglia e per mantenere eh, più persone. Quindi questo aspetto, questa, queste, mh, questi mattoncini, ci vuole tempo per metterli. Quindi quando abbiamo in mente il momento migliore è il momento in cui tutto questo, tutti questi prerequisiti sono presenti. Spesso però questo si scontra con i limiti biologici, per cui di fatto uh, c'è un po' lo scollamento tra quelli che sono il momento migliore dal punto di vista della, del corso di vita per avere figli, con anche le possibili difficoltà che eh, magari scoperte dopo i 30 anni eh, rendono poi difficile la realizzazione del, del progetto. Quindi. Eh, purtroppo non basta volerlo avere figli, non basta volerlo. Ci, ci vogliono dei prerequisiti e delle, e delle situazioni di sicurezza, ma poi ci vuole anche la possibilità biologica di avere... Bisognerebbe anche un po', come dire, rieducare eh, i giovani al concetto forse insomma, di famiglia, provare a instillare questo desiderio, provare a renderli più consapevoli del fatto che il tempo non è infinito, per esempio. È un meccanismo culturale, io insomma, che. credo creda... che il desiderio sia anche presente e, e che credo che non è che dobbiamo fare pubblicità, perché mh, io credo che la bassa fecondità sia anche il frutto di, delle disfunzioni della società che rendono molto difficile, rendono un percorso che era naturale come un percorso ad ostacoli. E quindi in questo senso uh, cioè, rimetterei anche l'accento sul rimuovere gli ostacoli. Poi okay. nella, anche nella libertà di chi invece non intende avere figli, perché ha altri progetti, questo secondo me è importante anche quando si fanno politiche. Cioè io dico: non è un caso che la, la, la provincia italiana con una eh, fecondità più alta della media europea sia la provincia di Bolzano, Bolzano, dove forse ci sono tanti fattori che rendono più facile forse avere figli a Bolzano rispetto magari al diciamo il, il record negativo della fecondità è la Sardegna che si arriva a meno di un figlio per, per donna e dove evidentemente ci sono delle difficoltà maggiori anche proprio di, di, di possibilità di formare una famiglia, di avere un lavoro, avere una società amica delle famiglie, dei bambini e, e, anche, de, e anche dei giovani perché poi alla fine certo. è anche questo. Ci sono questi su questi mattoncini da mettere passo la parola ad Alessandro Rosina. Noi abbiamo parlato finora eh, con il Presidente Blaggiardo, abbiamo parlato del fatto che questo allarme viene da tanti anni, non è una cosa di oggi e la politica non ha saputo essere reattiva rispetto agli allarmi che le arrivavano. E su questi mattoncini che citava la professoressa vorrei eh, interrogarla. Quali sono questi famosi mattoncini che andrebbero messi? Quali sono eh, gli strumenti che i governi che si sono susseguiti non hanno? Non sono riusciti a realizzare, non hanno valutato attentamente. E quanto è sofferta la decisione di rimandare continuamente eh, per i giovani eh, l'idea di, di, di concepire un figlio? Beh, sì, il punto di partenza è questo: ehm, ovvero pensare tutto il percorso dalla formazione, dalla conquista di un'autonomia da parte de, dei giovani ha la possibilità di formare una famiglia e poi di realizzare il numero di figli che desiderano realizzare, quindi essere messi in condizioni di, di poterlo fare. Ecco, questo avviene di meno in Italia rispetto agli altri paesi. E non è un caso che eh, i giovani eh, italiani rimangano a vivere più a lungo nella famiglia d'origine, dipendano più a lungo dall'aiuto economico de dei propri genitori, eh, posticipino il momento in cui diventano autonomi, e poi eh, ci caratterizza anche l'età più tardiva in cui si arriva ad avere il primo figlio. Eh, questo è un, è un nodo fondamentale, eh, perché vuol dire che altrimenti se non si eh, scioglie eh, il primo figlio o si rinuncia o viene posticipato sempre più in avanti. E poi possiamo fare quante politiche vogliamo dal secondo figlio in poi, ma se non mettiamo i giovani nella condizione di diventare autonomi, formare una propria famiglia e ad avere il primo figlio, eh, tutto il resto diventa comunque più debole. E questo quindi è quindi un punto eh, cruciale. Questo ha bisogno di politiche abitative adeguate, ha bisogno di rafforzare tutto il percorso di transizione scuola-lavoro. Noi abbiamo un record in Europa di NIT, di giovani che non studiano e non lavorano. E poi, appunto, la, la possibilità di anche un sostegno economico rispetto alla formazione della famiglia e all'arrivo del primo figlio. E quindi penso all'assegno unico universale che deve essere rafforzato anche in particolare con attenzione non solo al terzo e al secondo figlio, ma in particolare. Al primo figlio. Quindi que questi sono punti nevralgici, perché poi eh, tutto il resto si somma. Cioè il primo figlio viene posticipato, poi, una volta che si ha il primo figlio eh, ci sono poi le complicazioni nel conciliare lavoro e famiglia, e anche qui eh, abbiamo maggiori limiti rispetto agli altri paesi, perché abbiamo meno copertura dei servizi per l'infanzia, eh, meno part-time reversibile è scelto. Meno congedi di paternità che sono importanti perché non serve solo la conciliazione tra lavoro e famiglia. Ma eh, come l'esperienza di altri paesi europei con fecondità più elevate e anche occupazione femminile più elevata, la conciliazione va coniugata con condivisione, condivisione dei ruoli tra madri e padri. E questo non vuol dire che siano simmetrici, ma equiparati nella possibilità di entrambi poter essere messi nella stessa condizione di accedere ai congedi o altre misure per la cura e l'assistenza rispetto ai propri figli. Ecco, su tutto questo noi continuiamo a essere più deboli e questo ha bisogno di una visione sistemica delle politiche da mettere in campo e non uh, trovarci ogni anno con una legge di bilancio a capire quante risorse abbiamo, dove possiamo metterle e poi boh, vedere un po' l'effetto che fa. Gli altri paesi, la, la Germania che ha invertito la tendenza. E il Giappone che sta cercando con forza anche di eh, invertirla, hanno investito e stanno investendo molto di più con questo approccio appunto sistemico che guarda tutte queste componenti e che cerca di rafforzarle in maniera che tutto il percorso poi possa andare nella direzione giusta. Quindi questa legge di bilancio, e lo chiedo a tutti, partendo sempre da lei, professor Rosina, non risponde essenzialmente alle necessità che abbiamo? Beh, eh, come ha detto Adriano Bordignon, eh, ben eh, accogliamo e sono da accogliere sempre tutte le misure che comunque cercano di aiutare le famiglie, le famiglie con figli, però è evidente, l'ha detto lui stesso, che sono più timide rispetto a quello che potremmo aspettarci, soprattutto per la condizione in cui si trova l'Italia, è il paese con più basso, uno dei più bassi numeri di figli per donna, quindi fecondità più bassa, con struttura demografica più compromessa, vuol dire con meno persone, coppie, donne in età riproduttiva e quindi ha bisogno di investire addirittura di più di quanto fanno gli altri paesi in tutte le misure che, che abbiamo detto. E invece siamo ancora lontani rispetto a quell'obiettivo. E questa manovra fa un passo in quella direzione, ma eh, non di vero impegno a una oggettiva convergenza. È un piccolo passo in quella direzione, da un lato. D'altro lato, oltre a eh, chiedere di più, un impatto maggiore, eh, ci sono due elementi. E che sono di impostazione e che sono in parte deboli. E il primo, un po' l'abbiamo detto, la, la, la legge di bilancio guarda con attenzione dal secondo figlio, in poi, sia rispetto al bonus per i nidi, che eh, verrebbe erogato dal secondo figlio, appunto. E anche la decontribuzione sembra riferita dal secondo figlio in poi. E come abbiamo detto, però, uno dei nodi, forse il nodo principale, è quello del primo figlio, dell'incertezza, la difficoltà dei giovani a poter iniziare a formare una propria famiglia. E, e lasciare scoperto questo nodo eh, rischia di indebolire tutto il resto. Il secondo punto, un po' carente, proprio di impostazione, è il fatto che eh, c'è attenzione verso la conciliazione la decontribuzione e i congedi, ma si punta sui congedi parentali e i congedi parentali sono opzionali, sono scelti e il salario viene coperto solo in parte viene aggiunto un mese in più e pagato al 60%. Noi abbiamo proprio bisogno invece di sbloccare anche dal punto di vista culturale un maggior coinvolgimento dei padri, perché è questo che gli altri, negli altri nei paesi con fecondità più elevata fa la differenza, cioè la conciliazione combinata con la condivisione e con un maggior eh, ruolo dei padri. Quindi bisognerebbe investire eh, in maniera molto più forte, molto più determinata sul congelo di paternità. E se è possibile andare verso una convergenza tra congedo di paternità con quello di maternità e, e, e che sia quindi pagato al 100% e quindi che, che diventi veramente un incentivo ai padri a chiedere il congedo e non invece trovarsi ogni volta davanti ad attori di lavoro. Che È facile in qualche modo dissuadere i padri rispetto al prendersi il congedo di paternità se è appunto una misura così provvisoria e se si perde il 40% dello stipendio. Bianciardo, d'accordo con, con queste osservazioni? <ride> sì, sono, sono d'accordo con tutti. Eh, c'è un mondo ideale e c'è un mondo reale. Mm? Mm. Allora, nel mondo ideale, tutte queste belle cose qui sono possibili, ci piacerebbe, anzi, si può fare anche di più. No? Quindi i sogni di noi sono quelli di poter fare gli interventi, dare i soldi, dare le, le, le norme che vanno bene, creare la conciliazione, eccetera. Bla 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 bla. C'è un mondo reale. Il mondo reale, se vogliamo parlare dello Stato, eh, lo Stato ha, in questo momento in particolare, non è che abbia queste enormi risorse a disposizione. Quindi c'è un problema di scelta. Io credo che sia importante dimostrare che c'è eh, attenzione e sensibilità rispetto al tema. Con quel che abbiamo in tasca possiamo cominciare a comperare qualcosa. Ed è il primo passaggio. E in questo senso credo che qualcosa si stia facendo. Eh, dice: certo, fare il primo figlio primo figlio, in fondo, alla fin fine, prima o poi non dico che lo fanno tutti, ma lo fanno. Il punto delicato è dall'1 al 2, e poi dal 2 si va al 3 al 4, a quello che in qualche modo pareggia i conti. Quindi l'idea del con pochi soldi in tasca andiamo a comperare. Quella cosa che ci serve in questo momento un pochino di più, che può esserci un pochino più utile, è una scelta, intendiamoci, però secondo me è una scelta ragionevole. E questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio però è che smettiamola di pensare che lo Stato debba fare tutto. Allora, lo Stato eh, ha dimostrato di essere attento benissimo, ha lanciato un segnale, si sta diffondendo una cultura di attenzione che deve diffondersi nei cittadini. Nelle istituzioni, nella società e quindi a questo punto tutti si devono rendere conto che viviamo un'emergenza, modello covid. Eh? Abbiamo un'emergenza, tutti si rimboccano le maniche e tutti fanno la loro parte. Quindi, vale per lo Stato che in qualche modo fa da regista e dette le regole, però ci vuole anche insomma, il privato sociale, il mondo delle imprese, eh, tutti i cittadini, no, i mezzi di comunicazione, cioè tutti devono sapere che c'è questo problema rispetto al quale dobbiamo creare sensibilità e azione da parte di tutti. Allora se ognuno fa la sua piccola parte, alla fine portiamo a casa il risultato, nonostante inevitabilmente quelle che sono le risorse pubbliche eh, sono quelle che sono. L'idea è che ci sia un po' di sfiducia, che sia difficile fare la propria parte perché non, si, non ci si sente supportati appunto dallo Stato. Io faccio la mia parte in cambio di cosa. Anche questa decontribuzione è, mi pare una buona notizia che riguarda, lei dice: riguarda le, le, le donne che sono dal secondo figlio in poi. Lei dice: prima o poi il primo figlio, ma il professore Santurri non è d'accordissimo. Questo primo figlio dice, eh, dice Blangiardo: si, più o meno alla fine si fa. non è, è così, è vero? Un po' meno rispetto a prima. Eh, ecco, ecco, secondo, secondo però me alla fin fine. Sono molto preoccupata per questo passaggio ultimamente, perché secondo me questo sta diventando. Perché una volta dicevamo, beh, il passaggio da sostenere è il passaggio dal primo al secondo, no? Invece ora molti molti studi recenti eh, focalizzano sul fatto che se mancano alcune condizioni che possono essere occupazione stabile, reddito sufficiente. Eh, e anche una situazione, ora cito un lavoro che mi piace perché che abbiamo fatto recentemente e che, che insomma, mi ha fatto riflettere, se c'è condivisione all'interno della famiglia, le donne lavoratrici più facilmente hanno intenzione di avere un primo figlio. Questo risultato noi alcuni anni fa lo trovavamo solo per il secondo figlio, adesso è diventato centrale per il primo, quindi tutto ciò che ci sembrava in qualche modo un ostacolo al secondo, sta diventando un ostacolo al primo e quindi bisogna assolutamente intervenire su questo passaggio perché altrimenti rischiamo che se non si fa il primo dopo il secondo e tutti i passaggi che incentivano il secondo e il terzo sono più, eh, chiaramente eh, incidono su meno persone cioè il fatto che una generazione nata nel, nel 70 una donna su cinque non abbia figli eh, e secondo me questo insomma riflettere per alcuni è una scelta per qualcun altro forse non, non è stato così e quindi in questo senso forse per cui è giustissimo sostenere le famiglie numerose è giustissimo però ecco questo passaggio secondo me non possiamo non possiamo permetterci di trascurarlo perché rischia poi di ripercuaggiarsi su tutti gli altri cioè siamo proprio allo zero ecco il tema è questo che dobbiamo cioè proprio si è bloccato l'ingranaggio dobbiamo lavorare sul primo e in base a quello che voi avete studiato, alle ricerche che avete fatto, ai risultati che avete ottenuto, quale può essere uno di quei mattoncini per incentivare proprio al, il, il concepimento del primo figlio? Eh, noi così, abbiamo lavorato in, in particolare eh, eh, sulla su divisione dei lavori domestici, quindi tutto ciò che è lavoro domestico e quindi questo è molto difficile. Che le politiche possano diciamo, agire su questi aspetti che sono culturali indubbiamente però è stato visto che le donne lavoratrici se svolgono ma se hanno sulle spalle molto peso del lavoro domestico hanno una probabilità minore di desiderare il primo figlio quindi questo c'è cioè, un aspetto anche se volete che un po' entrare nelle, nel, anche nella gestione del, del lavoro familiare. Ma su questo bisogna forse agire anche con politiche culturali, formative, con l'idea che i figli. Infatti, per esempio, l'idea della decontribuzione cioè è sicuramente giusta. Però il rischio è che ri, riporti sempre e solo sulle donne la maternità, quando la maternità, per lo più in Italia, è una scelta di coppia in cui quindi. È giusto anche, infatti, sono d'accordo anche con, con, con Alessandro Rosina per, per il discorso del congedo parentale, perché quello che può servire a un congedo parentale vero e non simbolico è anche il fatto che l'idea è che il figlio sia condiviso e quindi anche la sua cura sia una uh, cura condivisa, non uh, la cura in cui l'uomo supporta e aiuta. ma... In cui si è entrambi corresponsabili, come avviene ora in molti paesi del nord Europa, in cui viene dato per scontato. Quindi, ecco, secondo me questo è un punto che potrebbe aiutare tra i tanti, eh, una, facilitare il passaggio. Ecco. Mettere un po' a fuoco i ruoli. Io, io credo prego. soprattutto che il discorso sia i tempi del primo figlio mm. e poi l'intensità del passaggio al secondo. Cioè, eh, quello che eh, sta succedendo è che. Per una serie di motivi che sono stati ricordati, che non potremmo aggiungere, eh, i, i giovani sono meno disponibili a buttarsi nella mischia eh, e quindi aspettano, perché le condizioni non ci sono per mille motivi. Ecco, noi dobbiamo cercare di agire sui tempi del primo, possibilmente anticipandolo, creando le condizioni perché si possa anticipare e poi naturalmente lavorare sul passaggio al secondo, se no non si riesce a far quadrare i conti. C'è un'età ideale? Un'età ideale, c'è anche l'età, come è stato ricordato, biologica, cioè ci sono dei momenti in cui è più facile avere, decidere di e farlo, altri in cui decidi di farlo e non arriva. Allora è evidente che c'è un processo di maturazione, quindi eh, se, se riuscisse a, a non dico a tornare al passato, ma insomma ad anticipare rispetto ai 30 anni la nascita del primo figlio, attorno ai 30 anni e non dopo i 30 anni, eh, sarebbe già un bel passo avanti. Eh, però appunto bisogna creare le condizioni perché questo sia possibile. Forse rafforzare appunto anche il piano occupazionale, come diceva um, Alessandro Rosine. A cui darei un attimo la, di nuovo la parola. Questa è una chiacchierata, quindi intervenite chiaramente quando, quando ritenete. Eh, C'è appunto il tema del lavoro, come rendere un lavoro solido nei primi anni eh, di uscita, diciamo, dalla, dalla, dalla scuola, dall'università, per esempio, giusto? Sì, assolutamente. Allora partiamo dal fatto che comunque eh, dipende da qual è il nostro obiettivo. Perché ormai è troppo tardi, o si fanno delle scelte forti subito, o se si dice diamo un segnale, vabbè, il segnale non farà invertire la tendenza, e quindi gli squilibri demografici andranno ad aumentare, la, le nascite non torneranno a salire. Cioè dipende da, da come, come paese che obiettivo vogliamo darci. E comunque non stiamo parlando di mondo ideale, stiamo parlando di quello che fanno altri paesi in Europa e che hanno fatto per tempo. E non si tratta di farlo subito, dall'oggi al domani, si tratta di avere un processo che via via, anno dopo anno, migliora. Perché questa è la fiducia che si può dare a chi poi mette in campo una scelta che è la scelta nel presente maggiormente vincolante nei confronti del futuro. Non possono essere misure che ci sono o non ci sono, che sono parziali, che non sono strutturali, come diceva giustamente eh, Adriano Bordignò. Quindi abbiamo bisogno di partire con un processo che consenta, anno dopo anno, di mettere chi desidera avere figli nelle condizioni migliori dell'anno precedente, monitorando, valutando l'impatto e cercare via via di rafforzare. Perché è questo che hanno fatto gli altri paesi che hanno... Invertito la tendenza. E, e, e non, non si può non partire dai giovani e, e non si può non partire dalla transizione scuola-lavoro, dall'autonomia dei giovani, quindi tutto ciò che promuove l'autonomia dei giovani, che li aiuta a conquistare, non in tempi tardivi, la propria indipendenza, la propria autonomia della famiglia d'origine. E poi, quindi politiche abitative, politiche di sostegno all'autonomia, alla casa, eccetera, e poi rafforzamento dell'ingresso nel mondo del lavoro con remunerazioni adeguate, ma anche sostegno al reddito nel momento in cui decidono eh, di avere il primo figlio e non invece essere abbandonati a se stessi e gli si dice ti aiutiamo solo se poi ne avrai un secondo, che va benissimo, però nel frattempo eh, sei nell'incertezza, e in questa incertezza posticipi, e nella posticipazione poi arriva anche la rinuncia. E noi siamo il paese in Europa, non solo uno con, dei paesi con più bassa fecondità, ma con, più bassa, con maggior crollo delle nascite sotto i 30 anni e con età più tardiva all'arrivo del primo figlio, che arriva in Italia a 31 anni e mezzo, in media a due anni, in media maggiore rispetto alla media europea. Quindi vuol dire che la maggioranza dei giovani, dei coetanei negli altri paesi, iniziano a formare una famiglia, ad avere figli prima dei 30 anni, da noi dopo i 30 anni e continuano a posticipare. Eh, eh, continuiamo posso... a dare segnali però le cose così non cambiano e se posso appunto no, aggiungere una cosa questo ci rende anche più vulnerabili il fatto di cominciare a avere il primo figlio così tardi, ci rende anche vulnerabili nel caso di crisi, l'abbiamo visto, insomma ce l'ha mostrato molto bene il professor Blangiardo eh, quando ha mostrato il, la diminuzione, il crollo delle nascite durante ad esempio il, i primi mesi del, del lockdown dell'epidemia di covid come reagiamo anche alle crisi agli shock esterni o come abbiamo reagito alla recessione economica il fatto che se eh, si comincia ad avere tardi il primo figlio e si sta pensando di avere figlio succede lo shock si rischia veramente di arrivare eh, ad un'età in cui è molto difficile concepire il primo o, o comunque il secondo dopo aver concepito il primo. Quindi lo spazio riproduttivo sia talmente ristretto che se c'è anche uno shock, e purtroppo ne abbiamo visti in questo anche, periodo beh, anche in queste eh, ore, diciamo. in queste ore eh, chiaramente eh, anche i piani eh, non si ha più il tempo di realizzarli. Eh, Abbiamo l'idea che, la, cioè abbiamo la certezza che la nostra vita si è allungata e questo è molto bello, la nostra vita è riproduttiva però non c'è stata un'evoluzione parallela e quindi questo chiaramente. Se posso. Sì, deve spingere a fare qualcosa subito. Prego. Posso? Certo. Anche in remoto così vivacizziamo. Però su un punto ha veramente ragione il professor Blangiardo, cioè non può essere solo la politica, non è solo il governo. Eh, noi abbiamo bisogno di imprese, organizzazioni che valorizzino i giovani all'interno del mondo del lavoro, che i giovani vengano ben pagati, che il loro capitale umano venga valorizzato e questo lo devono fare le imprese, devono farlo le organizzazioni e anche il welfare aziendale ha un ruolo fondamentale e quindi noi non possiamo avere, essere il paese in cui il part time è per due terzi obbligatorio quando... Cioè imposto dal datore del lavoro quando nel resto d'Europa i due terzi invece scelto e volontà. Anche su questo, su proprio la cultura della conciliazione eh, all'interno delle aziende eh, c'è ancora molta strada da fare. Mi viene in mente l'esempio danese, ti, so, vi ripasso la parola, eh, voi siete più bravi, avete studiato i modelli eh, stranieri sicuramente meglio di me, però mi viene in mente, io intervistai eh, anni fa un padre che mi raccontava qui in Danimarca, a 20 anni si è fuori di casa tendenzialmente perché non paghi l'università, perché addirittura ti danno un premio, ti danno un contributo per la casa, quindi tu è un po' come era ai tempi, diciamo dal dopoguerra in poi, c'era l'idea che è finita la scuola tendenzialmente si costruiva la famiglia e il lavoro non era, la famiglia non era secondaria, noi ora subordiniamo la procreazione, la costruzione di una famiglia al lavoro, quando avrò i soldi, quando sarò stabile, quando avrò una certezza, quando potrò comprare i pannolini, farò, farò un figlio. Lì, tuttora oggi, in questi paesi si pensa, intanto io mi faccio una famiglia, in questa famiglia io costruisco anche il mio orizzonte professionale. Cioè, ci, vuole un, ci vuole una rete di copertura. Cioè è una scelta ovviamente importante, è una scelta difficile, è una scelta sentita. Quindi l'idea è che la gente, i giovani, insomma, vorrebbero anche fare. Eh, se noi riuscissimo a creare una situazione tale per cui senza necessariamente regalargli l'appartamento, ma dargli per dire la, la, la possibilità di prendere con garanzia in affitto un appartamento e pagarlo a un prezzo decente. Quindi avere tutta una serie di situazioni nelle quali. Un po' la rete familiare, oggi un po' più debole, un po' il sistema paese, un po' le imprese, tutti quelli che sono in gioco eh, creano delle condizioni che danno eh, quel senso di sicurezza che ti porta a dire Ok, eh, allora lo faccio perché? Perché non sono solo. Ecco, L'idea del non essere soli abbandonati, poi a se stessi con i propri problemi, può essere eh, l'elemento su cui agire per spingere a prendere una decisione importante che poi ovviamente ti vincono. Naturalmente tutto quello che poi viene fatto deve avere anche una garanzia dell'essere duraturo, cioè non è che ti do il bonus oggi e poi domani ho cambiato idea perché non ho più soldi, no? Cioè delle cose così non funzionano, anzi sono assolutamente deleterie abbiamo più le reti familiari, penso a chi vive in una città diversa da quella di, di origine e non ha, non, può, non ha i nonni, quindi deve pagare tantissimo di babysitter, no. per esempio. Prego, Infatti prego. Io credo che è un altro aspetto importante, cioè perché giustamente ci focalizziamo sempre sul nido, che è un aspetto, un momento importante, perché il nido permette soprattutto alle donne di riuscire a avere figli e lavorare, quindi è fondamentale. Però poi... Se pensiamo, tutto il resto anche del sistema scolastico è molto nella gestione degli orari, ad esempio, eh, si basa sempre sul fatto che ci sia una persona a casa che può essere, possono essere i nonni, possono, tradizionalmente era la mamma, ma se questo salta anche il sistema scolastico forse si deve un po' adeguare. Non è possibile pensare a soprattutto le scuole medie che finiscono alle ore 13 e i figli da 11-14 a 14 anni si, ci si aspetta che siano, non so, eh, per strada da soli se, se non c'è qualcuno, una rete di supporto. Quindi l'idea, per esempio, in Veneto avevamo fatto un po' di analisi di buone pratiche, c'erano anche esempi di scuole che si consorziavano magari con i patronati per raccogliere a pranzo i... Eh, I ragazzi e poi avere un, so, un aiuto compiti e magari qualche attività sportiva. Cioè, questo viene fatto in molti paesi è eh, organizzato dalle scuole, dal sistema scolastico in cui i figli sono diciamo, mh, al sicuro in un sistema educativo, in, una, in, una, in un contenitore che insomma anche li aiuti a stare bene e i genitori sono tranquilli. Eh, questo in Italia mi sembra che ci sia molta fatica a pensarlo. Dovremmo sfruttare ora magari alcune risorse che si liberano a causa del, proprio del calo demografico per magari utilizzare un po' degli insegnanti, così per progettare scuole che siano accoglienti anche per più ore e diano anche sicurezza alle famiglie. Anche Appunto non solo al di là del nido, anche un po' nel lungo periodo. Insomma, perché i figli non sono, sono fino a tre anni, insomma, poi crescono e hanno anche altre esigenze. Chiedo a tutti e tre in un flash per tutti, per tutti e tre, veramente ehm, anche se è una domanda complessa: questa emergenza, questo fenomeno. Eh, si può veramente invertire o si può riappianare? Eh, e, se possibile, in quanto tempo? Di quanti anni abbiamo bisogno? Se è possibile, se è impossibile invertire la tendenza, se è possibile eh, tornare a uno scenario leggermente più virtuoso, se andiamo incontro a un'estinzione, senza essere apocalittici, però è un tema effettivamente perché guardiamo i numeri c'è un tracollo. Quindi se, cosa, cosa, qual è la, la speranza che possiamo, che possiamo avere? Allora se, sì, è chiaro che dobbiamo avere la speranza di bloccare la discesa e di magari creare un pizzico di ripresa. Eh, abbiamo sì. qualche esperienza internazionale, qualcuno è stato ricordato, so, la Germania per prendere un particolarmente ecco, importante. Alcuni paesi dell'est, so, l'Ungheria, tanto per prendere un altro, hanno mh, recuperato del terreno perso. Quindi la cosa si può fare, primo passaggio. Eh, naturalmente, bisogna fare quelle cose di cui abbiamo parlato prima e investire quelle risorse che sono necessarie e creare anche quel cambio di mentalità che, di cui si è detto. Quindi si può fare se, eh, si, siamo in salita, cioè il percorso è in salita perché inevitabilmente la struttura della popolazione è cambiata, quindi è. abbiamo meno potenziali mamme e, e quindi è chiaro che ognuna di queste, se vogliamo tenere il numero dei bambini nati, ne deve fare in qualche modo di più pro capo. 3-4 eh, senza arrivare al 3-4 <ride> insomma, però c è, c è maggior, cioè 12 milioni di donne in età feconda oggi sono nel 2070 saranno 8 milioni, quindi spariscono 4 milioni di mamme potenziali. E ora è evidente che lì c'è qualcosa da fare da quel punto di vista. Quindi la cosa, la cosa è possibile, eh, si può fare e si deve fare eh, perché poi, e qui non entriamo, poi lascio la parola, ma insomma eh, gli scenari che ci stanno dietro, se andate a vedere le previsioni ISTO ve ne rendete conto subito, eh, qualora non dovessimo riuscire a raddrizzare la situazione in tempi ragionevoli, sui tempi lo sa il cielo, cioè prima possibile la risposta sarebbe. Però se non riusciamo a risolvere la situazione in tempi ragionevoli, il rischio è che veramente alcuni equilibri di carattere sociale, la mia preoccupazione è soprattutto la sanità, eh, diventano veramente difficili poi da gestire. Maria Letizia Santurri. Eh, chiaramente è un po' la lotta contro il tempo di cui parlava il professor Bangiardo, cioè il, il fatto di... cioè, Io non credo sia realistico. Riuscire a mantenere le eh, nascite ehm, allo stesso livello con questo potenziale di madri che diminuisce, questa contingente di madri che diminuisce, però è chiaro che diciamo, la direzione la vediamo: la direzione deve essere quella di eh, sostenere, sostenere le famiglie, sostenere i giovani per poter anticipare questo percorso di autonomia, come, come ha detto il eh, professor Rosina. E, e, però Consapevoli che forse ecco, non riusciremo a riarrivare a numerosità tali, per cui è chiaro che l'altra scelta e l'altra possibilità è quella anche della, della migrazione, una migrazione finalmente regolata, controllata, che diventa una risorsa, e insomma, sappiamo anche che eh, se poi eh, diciamo, si investe anche nel processo di integrazione, in, insomma, in poco tempo. Si riducono anche i costi sociali della migrazione, quindi credo ci siano anche qui beh, esempi positivi in questo. E quindi, forse un po' di nascita, un po' di migrazione governata e controllata. Forse eh, non mettiamo a repentaglio il nostro anche sistema di welfare, il nostro sistema sociale in generale. Okay. Lei diceva, Blangiardo, appunto, un pizzico di risalita, forse qualche. qualche... Sì, si può, si può fare, cioè il problema è tamponare. Fin, è supponiamo che ci sia scendere. la risalita, bisogna comunque tamponare un periodo per cui questi benedetti bambini, prima che diventino grandi, <ride> vanno a lavorare a voglia, no? Quindi, bisogna lavorare, come ha detto prima Letizia, sull'immigrazione. Secondo me, bisogna lavorare anche sui confini dell'età lavorativa, perché, perché la vita si allunga e la gente è ancora efficiente, quindi, è inutile mandarli a pescare quando potrebbero <ride> dare una mano a tenere in piedi il PIL. Eh, liberamente, con tutte le regole di questo mondo, intendiamoci, non bisogna costringere nessuno a fare niente che non voglia. Però, insomma, questo è un punto su cui conviene cominciare a lavorare eh, in funzione anche del quanto tempo resta ancora da vivere. Cioè c'è gente che cioè, va in pensione e ha ancora il 25% un quarto della propria vita da spendere, eh, non ha senso, cioè, potrebbe fare delle cose miste, lavora, un pochino si dà da fare, eccetera, e in qualche modo eh, dà una mano a tenere in piedi, perché gli 11 milioni che spariscono da qui al 2070-80 in Italia sono quasi tutti in età lavorativa. Quindi, certo. eh, poi naturalmente la produttività, tutto quello che vogliamo, può rimettere a posto le cose, le donne partecipano di più. Quindi si possono trovare altre leve su cui agire, però attenzione, gli equilibri, soprattutto sul piano delle risorse, diventano molto delicati da gestire perché, perché l'andamento demografico costruito in passato porterà le conseguenze nel futuro. Questa base che si restringe poi è anche la base che deve sostenere tutto il nostro sistema pensionistico, esatto. quindi da questo il punto di vista è, è sanitario, catastrofico. Ripeto, è la sanità sanitario. il vero problema, perché due milioni di ultra novantenni, eh, se gli vuoi dare una vita decente devi investire l'ira di Dio in, in risorse sanitarie e non so se saremo in grado di farlo con il sistema sanitario nazionale. Quindi rischiamo appunto un, uh, un problema grave da questo punto di vista. Alessandro Rosina, la stessa domanda commentando anche questi spunti che stanno emergendo. C'è cioè un tempo che si può immaginare, un orizzonte di ripresa, di risalita, di riallineamento diciamo, a numeri più eh, positivi e poi anche appunto questi, questi spunti, queste sollecitazioni su immigrazione dal lato e anche sull'età eh, lavorativa. No, il rischio è quello di infilarsi in una trappola demografica, abbiamo già un piede dentro, se ci mettiamo anche il secondo non, non c'è più margine per poter invertire la tendenza sulle nascite, perché anche portando la fecondità italiana ai livelli delle, dei due figli per donna o ai livelli della Francia avremo così poche donne e in età riproduttiva che non sarà... In grado questa fecondità che si rialza a trascinare verso l'alto anche le nascite. Quindi dobbiamo farlo subito. Fra 5-6 anni non sarà più possibile. Eh, e per farlo, abbiamo, per, per invertire abbiamo bisogno di investire. Investire quanto? Investire sulle politiche familiari ai livelli di quello che fanno gli altri paesi europei che hanno ottenuto i migliori risultati, come Francia, Svezia, cioè eh, con la possibilità di portare effettivamente la fecondità a 1,8. Ma non bastano le politiche familiari, le politiche familiari devono stare assieme alle politiche di genere e alle politiche generazionali, perché se io aumento l'occupazione giovanile e l'autonomia dei giovani avrò giovani che partecipano di più al mercato del lavoro e quindi riduciamo gli squilibri demografici della forza lavoro, ma in più lavorando e avendo un adeguato stipendio formeranno una famiglia ed avranno figli, quindi compensiamo la carenza nella forza lavoro. Nell'immediato e in più nel medio periodo abbiamo anche una fecondità che poi porterà a, più, a rafforzare le generazioni future. Lo stesso vale per la conciliazione, che porta sia a aumento di occupazione femminile, che ha un effetto immediato sulla forza lavoro, ma aumenta anche la fecondità e quindi si vanno a rafforzare le generazioni successive anziché lasciare che si riducano. E non basta perché serve anche l'immigrazione. L'immigrazione aiuta a rafforzare la popolazione in età riproduttiva, dà una risposta immediata di nuovo sulla forza lavoro, ma con politiche di inclusione e di integrazione, e quindi rafforzando le politiche familiari di genere e generazionali e politiche eh, di integrazione. L'immigrazione appunto porterà anche formazione di nuovi nuclei familiari e contributo all'aumento delle nascite. Ecco, se abbiamo questa visione sistemica e investiamo adeguatamente in questa direzione, possiamo agganciarci ormai all'unico scenario disponibile tra quelli che l'Istat ha prospettato. Che è lo scenario alto, che eh, ci porta a nascite che tornano eh, a risalire almeno a, a riavvicinarsi alle 500.000 l'anno, con una fecondità che, che va a convergere verso 1,7-1,8, quindi sui livelli già sperimentati dagli altri paesi europei, e con flussi eh, migratori netti l'anno attorno a 300.000. Tutto questo quindi, se congegnato bene assieme, con meccanismi che ruotano nella stessa direzione, muovendo assieme in maniera integrata queste leve, ci dà ancora una speranza di poter invertire la tendenza. Ma fra qualche anno non riusciremo più a farlo. Allargare eh, l'accesso all alternativo alla genitorialità. Penso alle persone single che vogliono un figlio e in questo momento non possono averlo e che ora che vediamo magari eh, ne solo nei film americani, eh, queste, la, la fecondazione assistita eh, per le coppie anche omogenitoriali è una cosa che può aiutare a invertire la rotta? Chiedo a tutti e tre. Aumentare proprio le possibilità. Non credo che debba essere la soluzione al problema demografico, Pu può essere giustificata per altri motivi, quindi un altro, è un altro discorso, ma che la soluzione debba essere quella del, eh, che ne so, andiamo a, che so, ad acquistare i bambini o, no, a fa no, certo. o a fare cose di quella eh, follia. Cioè, eh. Però aiutare una mamma single a, a rispondere al proprio desiderio di maternità, per esempio. Non so, io non lo vedo come norma nella società, cioè nel senso che può essere, ripeto, una questione individuale, si può anche ritenerla importante e un desiderio, un'aspirazione legittima, in un, qualche modo da riconoscere individualmente, ma non, non, non penso abbia senso immaginarla come la soluzione. Non da sarà questo, manegra, almeno non sarà dal mio punto di vista, poi non sarà questo insomma a cambiare. Mm, cioè non credo che questo abbia la potenzialità di invertire eh, e di cambiare, cioè, qui deve essere un cambiamento generale con tanti, con, e sono d'accordo con tanti attori coinvolti, anzi che tutti devono remare nella stessa direzione, ma ecco, sì, queste garanzie che possono essere che derivano magari da, da, da aspetti diversi, riconoscimento di diritti che, e, su, su cui si può dibattere, sono d'accordo, ma non credo che questa sia la leva che inverte diciamo, questa tendenza, visti anche i numeri. Insomma, ecco. Certo, non, è cambiamento, non sarebbe un cambiamento significativo. L'immigrazione, invece, dicevate, può essere la leva una regolamentata, chiaramente. Come ha detto prima Così. Letizia, certo, l'immigrazione che non sia subita, ma sia regolamentata e sia funzionale, nei limiti della capacità poi di procedere all'integrazione perché, ripeto, io ho fatto quattro conti per stabilire quanto migrazione servirebbe per compensare la caduta di forza lavoro. Eh, ci vorrebbero, mi sembra di ricordare, 450.000 netti ogni anno. 450.000 netti vuol dire che se ci aggiungiamo a quelli che poi escono e quindi facciamo immigrazione, arriviamo a 700.000 immigrati all'anno. Va benissimo, però siamo in grado di integrare 700.000 immigrati ogni anno perché poi le risorse sono quelle che sono, quindi o le spendiamo per l'integrazione o le spendiamo per aiutare le famiglie a fare, eccetera, eccetera, quindi c'è poco da fare e comunque ovviamente non sarebbe una un situazione facile da gestire, quindi eh, ci vuole misura in tutto, eh. quindi l'immigrazione è importante, è una leva rilevante, teniamone conto, valorizziamola, ma teniamone conto per quanto è possibile tenerne conto. Qualcuno ha delle domande? Vi ho preso la sprovvista. Qualcosa? Non erano previste, non ah, ho deciso io che poteva essere... Ok, no, se non erano previste vi chiedo e chiudiamo eh, se c'è un dibattito interno invece, eh, interno agli addetti ai lavori, sul peso appunto che può avere, su quanto può incidere il lavoro della demografia nelle scelte di governo, cioè quanto voi che siete pensatori potete secondo voi incidere maggiormente in futuro, se ritenete che... Eh, se, se ri, assolutamente no, mi dicono. Eh. C'è molto scetticismo, però mi sembra appunto un tema, già questa reazione mi dice che questo è un tema. Cioè come si fa Alessandro Rosina a incidere, come si fa ad essere ascoltati, a diventare come dire, organici all'interno della riflessione eh, delle nostre politiche di governo, dei nostri sì. governi. Le Certo. Negli altri paesi eh, con cui ci confrontiamo la demografia è stata presa in considerazione per tempo e quindi non si sono trovati davanti a squilibri rispetto ai quali diventa sempre più difficile e sempre più costoso poi dare delle risposte se tu non agisci per tempo, non li accompagni per tempo. Noi ci siamo permessi il lusso di ignorare la demografia perché finora, eh, fino a qualche anno fa, pochi anni fa, al centro della vita attiva del paese avevamo le generazioni particolarmente consistenti, nate fino alla metà degli anni 70 e successivamente poi c'è stato il crollo, ma fino all'inizio di questo secolo, fino a dieci anni fa, sostanzialmente al centro della vita attiva del paese c'era un asse portante particolarmente solido. Ora eh, però questo asse portante si sta spostando in età anziana ed dentro nella vita attiva le generazioni nate nel momento del crollo delle nascite, cioè dalla, fine degli anni 80, dalla metà degli anni 80 in poi. Quindi questo crea forte consapevolezza, eh, forse un po' troppo tardi, però le aziende se ne rendono conto, la politica, le istituzioni, eh, perché la, la demografia adesso comincia a mordere, non è più qualcosa che in futuro porrà degli squilibri, li stiamo già vivendo e li vedremo accentuare anno per anno se non facciamo le scelte giuste. Quindi io penso che questo sia un momento di crescita, di consapevolezza dei temi demografici che deve però diventare parte integrante di come la demografia aiuta uno sviluppo sostenibile del paese e consente al paese di continuare a generare benessere pur con una struttura demografica che evolve in cui la popolazione matura sarà sempre più eh, rilevante, ma in cui anche tutte le fasi della vita vengono ripensate e appunto con questo senza sottrarre un forte investimento sul rinnovo generazionale che richiede un'attenzione continua e particolare, semmai ancora di più, verso i giovani. Cioè abbiamo svincolato il concetto di politica demografica. Eh, il problema è che quando eh, le cose io raccontavo prima, vent'anni fa, trent'anni fa, quarant'anni fa, si sapeva che la storia andava in quella direzione, ma non era bene parlare di politica demografica perché eh, evocava dei ricordi del passato. Adesso finalmente sappiamo che bisogna fare una politica demografica. La chiamiamo il, col suo nome e cerchiamo di fare tutte quelle iniziative che valgono a tentare di intervenire nel campo della politica demografica. Questo io credo che sia un passaggio importante. Cioè abbiamo un ministero per la natalità a eh vabbè, cui deve essere ben, data è sostanza. È, ben venga. è un me pilastro è ben venga. anche demografico. Prego. Chiudiamo l'ultima. Sì, no, la, la, sicuramente la struttura demografica incide anche sulla struttura elettorale, quindi sappiamo, faccio sempre calcolare gli studenti, ormai abbiamo l'età dell'elettore mediano di 47 anni e ecco, forse avere il coraggio di dire mh, guardiamo al, al futuro, guardiamo anche le giovani generazioni indipendentemente dal successo elettorale di certe proposte se... Eh, magari accontentano meno l'elettore mediano, ma possono garantire futuro al paese. Quindi credo che questo sia importante, e, un, unito a ciò che appunto hanno detto prima i miei colleghi. Perfetto, grazie, scusate se sì, abbiamo chiuso un po' tardi. Io comunque grazie a tutti, grazie delle vostre, dei vostri contributi. Mi sembra appunto che abbiamo toccato un tema importante, io mi auguro che effettivamente la comunità anche dei demografi sia sempre più ascoltata e sia sempre anche più parte integrante, veramente delle scelte poi che i nostri decisori eh, sì, si trovano a effettuare. Grazie a tutti, scusate ancora per il ritardo, abbiamo finito. Grazie. Grazie.